Popolo Azzurro Serrato, buonasera. Ultimo appuntamento del 2018 di Paganese Mania, che sa, è alla vigilia praticamente, l'antivigilia della gara con il Rende che apre il girone di ritorno. Quello d'andato è stato disastroso, per essere buoni, siamo sotto Natale e quindi speriamo che possa cambiare qualcosa nel girone di ritorno, anche perché sia De Sanzo che Accardi nelle precedenti, quando parlano, dicono che arriveranno i rinforzi a gennaio e quindi ci aspettiamo una Paganese rivoluzionata per questo girone di ritorno, per cercare di fare un campionato più degno della storia della Paganese, visto quello che è stato fatto finora. Andiamo, parleremo di un bilancio di questo girone d'andata con i nostri ospiti in studio, tra amici, colleghi che seguono abitualmente la Paganese. Abbiamo deciso così questa settimana. E allora partiamo dal neolaureato Danilo Sorrentino. Buonasera Danilo, che ritorna Buonasera a dopo tutti, i buonasera. bagordi della settimana scorsa. Non ci siamo mai e continueremo ancora, quindi buonasera a tutti, grazie Peppe. E complimenti ancora in bocca al lupo per la tua vita professionale. Pino Pepe, buonasera. Peppe, buonasera. Buonasera Buonasera Stefano Sica. a te, buonasera a tutti. Francesco Pepe, buonasera. A Buonasera Peppe, buonasera a Peppe tutti. Maglio in regia, Carmine Dadolo in studio per il supporto tecnico. Buonasera, ringraziamo per l'ultima volta in questo 2018 i nostri sponsor, che evidenziano l'inversione: Agrovo, Toys Sender, Massimo D'Onofrio Finanziamenti, Givova Sport, Ortofrutta Muscò, Unicar Salerno, Macumbar, Centro Revisioni Auto Moscarillo, Istituto Cardiologico De Martino, la pizzeria La Ruota e Conad, sia il superstore di Pagani che quello di Battipaglia. Grazie a voi. A proposito di Conad, voglio ricordare che sino al 31, quindi affrettatevi, c'è la scontistica su tanti prodotti, ma in particolare sullo zampone a 6,29 e sullo spumante. Bisogna brindare questo al nuovo anno, e quindi ci sono sia la Berlucchi a 8,90 che la Fontana Fredda a 3,50 che la produzione di champagne Cordon Rouge addirittura a 18,90, ma solo per i possessori della Card. Quindi vediamoci presso il Conad per questo cenone di Capodanno. Noi invece siamo a stomaco vuoto per quanto riguarda chi segue la Paganese, perché neanche una vittoria in questo girone d'andata. Pino. Che dobbiamo dire? Peggio di così non poteva andare, giustamente. 5 punti in 18 partite. I numeri dicono che nella storia della paese non è mai successa una cosa del genere. Ci fa molto riflettere e la vedo un po' dura. Stefano. Niente, è quello che la Paganese ha raccolto per gli errori fatti in estate, per una gestione evidentemente approssimativa, tecnica, societaria su tante situazioni, per una politica evidentemente non avveduta nella scelta, anche ne necessaria evidentemente, di giovani, ma che forse non sono stati scelti evidentemente con un crisma, come dire, no? Decisionale e conoscitivo appropriato per una Serie C. E quindi si raccoglie esattamente quello che poi alla fine era abbastanza preventivato ad inizio stagione, purtroppo. Francesco. No, i numeri sono quelli che sono, la fotografia perfetta di quello che è stato il rendimento in campo della squadra. Rendimento disastroso, errori grossolani, calciatori inadeguati alla categoria, scelte tecniche scellerate, mancanza di oculatezza in determinati frangenti. Una squadra che praticamente non rispecchia in pieno quelle che erano le aspettative iniziali della società, in un silenzio tombale che fa quasi paura, perché a tutt'oggi noi non sappiamo, abbiamo sentito in varie occasioni, come dicevi tu in apertura, De Sanzo e Accardi che parlano di rinforzi in arrivo a gennaio. Dobbiamo vedere adesso quando a gennaio arriveranno i rinforzi, perché Il gennaio è 30, fatto 31. di 31 giorni. Peraltro ci sarà la proroga di mercato, mi è sembrato di capire, quindi prima fine del 18 è stata di nuovo prorogata al 31. Quindi dicevo prima in macchina con Danilo, aspettiamoci un 31
un 31 di pomeriggio sul filo di lana per cercare, ma al di là delle battute c'è... Comunque noi giochiamo il 23, eh? Esatto, sì. C'è da, comunque da fare una riflessione su un qualcosa che quest'anno si è rotto. E la facciamo però dopo, sì, vabbè, perché era giusto una fotografia questa, sì, iniziale, perché andiamo con la scheda d'apertura di Danilo, che fotograferà sicuramente questo 2000, questa sei mesi del 2018 della Paganese, e poi ritorneremo da voi con interventi più specifici e approfonditi. Sembra essere uno strazio senza fine, un incubo cominciato nella gara inaugurale contro il Rende e che si chiuderà proprio contro i biancorossi, autentica sorpresa di questa prima parte di stagione. Un girone d'andata deprimente, disastroso, il peggiore dell'era Trapani, il più delicato da quando la Paganese è in Serie C. 13 sconfitte in 18 partite, gli altri 5 sono pareggi, nemmeno il briciolo di una vittoria, neppure sfiorata in 18 partite. Un trend che definire da retrocessione sarebbe quasi un eufemismo, perché in un campionato regolare neppure un miracolo riuscirebbe a salvare la Paganese se messa così. Eppure un barlume di speranza comunque c'è, con la società di Via Filettine che guarda con attenzione alle vicende societarie di altri club per cercare di strappare una immeritata riconferma, per quanto fatto vedere finora sul campo, nel terzo campionato italiano. Saranno mesi caldi a cercare di capire le reali possibilità di salvezza fuori dal campo di Materia Regina, le cui situazioni restano pericolose e traballanti, in particolare quella dei Lucani. Soltanto che nessuno dice che, stando così le cose, nemmeno i punti di penalizzazione basterebbero. Al netto di discorsi al momento infondati e che vanno anche contro l'onestà intellettuale di chi segue il calcio, la Paganese deve fare il suo. La società, negli ultimi vertici tra presidente, direttore sportivo ed allenatore, avrebbe deciso di intervenire sul mercato a gennaio, perché restare inermi di fronte ad una barca che affonda è da masochisti. Il proprio compito gli azzurrostellati devono comunque assolverlo, anche se non sarà un mercato di riparazione agevole per una società che è ultima in classifica e deve in primis convincere i giocatori della propria rosa a restare. Gli interventi dovranno essere a macchia di leopardo e non possono più riguardare solo i giovani. Ammesso che quelli della Paganese hanno dimostrato di non essere all'altezza, è difficile in questo momento trovare ragazzi pronti per quella che si preannuncia un'impresa nel girone di ritorno. In primis serviranno uomini esperti, in difesa in particolare, dove si aggiornerà il triste record delle reti subite nella passata stagione. L'anno scorso furono 56, peggio fece solo l'Akragas con 66. Quest'anno, al giro di boa, la Paganese ne ha subite già 45, peggio di qualsiasi altra squadra professionistica. Unico club, insieme al Chievo, dall'A alla C, a non aver ancora vinto una partita, e così la lista potrebbe essere ancora più lunga. Sconfitte anche fuori dal campo, con la diserzione dei tifosi e la brutta figura di Viterbo, con la porta degli spogliatoi rotta, e un finale da censura che mette ancora più in difficoltà De Sanso nelle scelte di formazione per domenica. Un girone fa c'erano speranze, per quanto fatto vedere nel precampionato, e pochi interrogativi. Si parlava di una salvezza tranquilla, di giovani di prospettiva, di allenatore in rampa di lancio, di una società che non voleva ripetere gli errori dell'anno precedente. Solo aver pensato a tutte queste cose, dopo aver allestito una rosa del genere, rappresenta l'errore più grave che si potesse commettere. Che dire? Ti trovi in imbarazzo stasera. Che no, dire? Una Paganese direi da rifondare sotto tutti gli aspetti. L'unico dato positivo sono i conti, ma una società di calcio non si fa solo con i conti, perché non è un'azienda privata, c'è un nome da portare avanti, una Paganese rappresenta la città, non rappresenta una ditta individuale. Brutte figure all'esterno, mancate presenze a premi che devono essere ritirati, spogliatoi che vengono rotti, punti che non, vittorie che non sia neanche l'odore più di quando ne sono, di come è fatta la vittoria. Calcolavo, l'ho scritto l'altra settimana, 4 vittorie in 26 gare dal 2017 a dicembre 2018, settembre 2017, un campionato e mezzo. Davvero la peggiore Paganese della storia, direi, oltre che dell'era Trapani. Danilo. Ah, in serie C sì, sì. Ma che magari sia il momento più complicato, più difficile, anche, dicevo, nel servizio, e secondo me, e credo che anche gli altri colleghi siano d'accordo, che bisogna comunque fare qualcosa, al di là poi di quelle che possono essere le situazioni di tante squadre, di le penalizzazioni, perché poi ci sono
vari campionati, no? Che c'è il fallimento economico, ma c'è anche il fallimento sportivo. Io credo che questa stagione è ampiamente fallimentare. Già solo l'aver considerato questa squadra all'altezza di poter disputare un campionato del genere è un fallimento. Cioè, fallimentare già al girone d'andata. Cioè, può anche, come la metti... Perché poi bisognerebbe avere un trend molto... di gran lunga positivo rispetto a quello che è stato il girone di d'andata. Infatti abbiamo scritto affondati. Ma senza rinforzarla penso che non ci sono speranze. Assolutamente. Affondati al giro di boa abbiamo scritto, perché è davvero... Perciò io penso che bisognerà sicuramente intervenire al di là poi di tutto, di tutte le questioni che ci sono. Perché questa squadra al girone di ritorno rischia di fare più o meno gli stessi punti. Francesco, ti faccio completare l'altra parte. Ah, non avevo visto il Titanic stile Paganese, il nostro Mr. Banner, che salutiamo e ringraziamo per le schermate che realizza ogni settimana. Francesco, ti ho interrotto prima del servizio di Danilo. Qual era l'altro elemento che si è rotto, stavi dicendo? No, c'è qualcosa che ormai si è scollato tra l'ambiente e la società, non c'è più comunicazione, non c'è più contatto, se così possiamo dire, una situazione che si è acuita nel corso degli anni. Abbiamo sempre parlato di questa difficoltà nel potersi allenare in città, in questa fuga progressiva del pubblico dal Marcello Torre, vuoi per i risultati, vuoi perché i dati parlano di uno scarso appeal che ha più la squadra sulla città. Però al di là di quelle che sono le vicende extracalcistiche, noi dobbiamo concentrarci su quello che è il campo. Si può ancora, secondo me, rimediare. Certo, ci sono due binari, quello che sta perseguendo la società da un lato, che ormai l'abbiamo capito, è quello di sperare che arrivino penalizzazioni a pioggia che possano appesantire le classifiche anche delle altre squadre che lottano per te, con te per non retrocedere. Dall'altro lato c'è comunque la necessità di lanciare un segnale forte. Comunque va rinforzata una rosa che è inadeguata, cioè questa squadra anche ai playout farebbe fatica a salvarsi. Ma qualora dovesse centrare, scusa, ma non ci arriviamo ai playout con questa squadra, secondo me. Io sto parlando al netto, perché lo sappiamo, senza che ci giriamo attorno, Pina, arriveranno comunque delle penalizzazioni, la squadra però classifica comunque si deve essere rinforzata, comunque va rinforzata inevitabilmente, perché la coperta non va rinforzata per un eventuale playout. Per un eventuale playout, questo solo perché l'obiettivo è solo quello. Possiamo ancora cercare di rimediare a quello che è stato un disastro tecnico senza precedenti, come abbiamo sottolineato più volte. C'è però da capire una cosa: cosa vuole realmente fare questa società? Ne parliamo dopo, perché è un altro tema che volevo mettere sul tavolo della discussione. Stefano, quello che però è emerso domenica ed è la sconfitta più grave. Per me è la 14ª sconfitta, ne ha fatta 13, ma quella è arrivata, l'altra domenica, intendevo, non con la Viterbese. Con il Trapani. La 13ª sconfitta era quella con l'assenza dei tifosi dallo stadio della curva. E questo è stato, perché vedere Paganese-Trapani con 50 spettatori, compresi i giornalisti, è stato davvero un pugno nello stomaco, cioè un deserto mai visto prima al Marcello Torre. Io non lo ricordo a memoria mia nei 35 anni di Paganese. Ma non il segno, Peppe, dello scollamento di cui parlava anche Ciccio, no? Una società che decide di fare un tributo a Ciccio Scarpa per le 150 partite con la maglia della L'abbiamo Paganese. Saputo dopo dai profili. Di nascosto dalla stampa, io l'ho trovato assolutamente disdicevole, così come l'altro evento di cui, tra l'altro, no, c'era stata già l'assenza della società. Questo è un segno di scollamento, evidentemente anche una società che forse non è più sensibile a determinate... Io l'ho trovato una decisione abbastanza singolare. Ti ha colpito questa? Mi ha colpito moltissimo, cioè noi parliamo del capitano, ma no, al di là del capitano, noi parliamo di un evento importante che doveva essere secondo me condiviso con la stampa, ma ecco i tifosi in campo, con i pochi tifosi che erano comunque allo stadio perché tifosi della Paganese. Non è stato fatto, perché non si è avuta questa sensibilità? Superficialità, non lo so, non lo so. Ripeto, non parlo noi come ognuno gestisce a proprio modo. Allora modo se, di fare si la crea, se si acuisce questo scollamento, perché anche con i comportamenti non si fa nulla per cercare di unire le componenti, no? Anzi, proprio nel momento di difficoltà, Pino, dovrebbero aprirsi di più e cercare di
coinvolgere quando più possibile, anche nei momenti di difficoltà, ma questo è un problema che è nato dall'inizio, dove la mancanza di trasparenza e chiarezza nel decidere cosa e come fare questo campionato, poi queste sono tutte grappoli che scendono da una pigna già, da chicchi che scendono una pigna già marcia dall'inizio. Ha detto già tutto Francesco, la squadra deve essere per forza rinforzata, al di fuori di eventuali squadre che prenderanno punti di penalizzazione oppure non termineranno il campionato, vedi la questione del Matera, però il discorso è un altro. Tu con questa squadra attuale, non lo so se arriviamo a 10-12 punti alla fine del campionato, obiettivamente parlando. A proposito, abbiamo già perso una pizza questo con un caro tifoso, che è un amico mio e di Danilo, il signor Giovanni Amato, che lo conosciamo dopo, tutti, il signor Giovanni, tifoso che anche lui ormai di sette gli spalti del Torre dall'inizio praticamente. Disse praticamente dopo la sfida con il Rende: ragazzi, scommettiamoci una pizza che noi 7 punti alla fine del girone d'andata non li facciamo. È stato buon profeta, noi 7 punti non li abbiamo fatti. Quindi dovete pagare. Ma lì esatto. È stato anche ottimista. Perché sono usciti a 5. Al di là di tutto della battuta, perché sappiamo quanto lui soffra per questa maglia, come ci stanno soffrendo un poco tutti, noi compresi ovviamente. C'è da porre rimedio, cioè io capisco tutto, perché nella vita ogni cosa ha un inizio e ha una fine. Quest'anno le cose stanno andando non male, malissimo, però io penso che si possa sbagliare, si può tornare sui propri passi, si possono rivedere determinate scelte, però vorrei un segnale è una conferenza stampa, non lo so, un qualcosa, un messaggio alla città in cui si dice: noi la vogliamo ancora fare la Paganese. Questo che il silenzio mi fa ma paura. Già che l'ha fatta, dopo che aveva detto che non riusciva più a portarla avanti, e poi la fai, ma la fai in questo modo, te l'ha dato il segnale. È un segnale di presunzione, secondo me, perché forse erano presuntuosi nel pensare che con Fusco e quattro ragazzine, e con Fusco che era diventato il guardiola della situazione, poteva mettere... Io però voglio lanciare una provocazione poi nello studio. Io non credo che nella mente di Raffaele Trapani potesse partorire uno scempio del genere. In che senso? Non credo, così come non l'abbiamo creduto nemmeno noi dopo la partita di Coppa Italia a Cava, e Pino era al mio fianco, così come Danilo, che potesse essere una squadra così scarsa. Lì c'eravamo illusi un poco tutti. E a questo punto però faccio un'altra riflessione. È un invito, una domanda che rivolgo a voi. Ma chi ha allenato questa squadra dall'inizio del ritiro, con tutti quei giovani che sono arrivati? Chi li ha portati? Ma vogliamo dire che responsabilità? Qui il mio messaggio non è nemmeno troppo chiaro. E qui nasce la presunzione. Io questo dico: chi ha guidato questa squadra dall'inizio, ma si è accorto del materiale umano che aveva a disposizione? Il campanello d'allarme poteva suonare anche prima. Ma là c'era l'interesse ad allenare, perché era allenare la prima squadra in Serie C. Ci sono stati anche tanti errori anche nella gestione tattica delle partite da parte di Luca Fusco. E io questo lo sai, non l'ho mai mancato di sottolineare. Una squadra che ha dei limiti forti in difesa, ancora che vuole uscire palla a terra, abbiamo preso 50 gol in palla in uscita dalla difesa, con giocatori inadatti alla categoria che non possono fare. Sì, ma dopo 4-5 partite ti vuoi rendere conto della realtà? Ci sono state le grosse responsabilità anche da parte di chi ha assunto la guida tecnica della squadra all'inizio della stagione e di chi gli ha messo i giocatori a disposizione. Stefano, sei d'accordo su questa? Sono d'accordo, e credo che Fusco avrebbe dovuto essere un po' più risoluto, secondo me determinato nel far presente secondo me determinate situazioni, e che magari non si andava tanto avanti con una situazione del genere. All'inizio forse è comprensibile che lui possa aver sopravvalutato la rosa, magari, sì. No? All'inizio cerchi di capire un po' il materiale che è a disposizione, poi dopo, a mio avviso, secondo me serviva come, anche una sorsata. Come scrisse, però la società non l'ha neanche aiutato, perché noi anche questo sì, ma ha detto anche questo, perché si avevano promesso determinati calciatori, ne no, sono ma io dico anche da un punto di vista di appoggio materiale, morale, cioè è stato mandato anche allo sbaraglio, è stato secondo me gestito. Ricordiamo quella conferenza stampa che lui sbottò proprio col bisceglie, mi sembra. Sì, fino all'ultimo episodio, insomma, che conosciamo tutti, quindi un allenatore comunque giovane, no? Che ha un'esperienza di calciatore, ha un'esperienza come nello staff di Grassadonia, ma appunto secondo Stefano, io penso andato. Però, non so se è d'accordo Pino, Francesco, Danilo, io come scrissi, allora Fusco doveva a un certo punto, nel momento in cui si è reso conto che non poteva fare quello
che era il suo calcio, con il materiale che avevo a disposizione, e capendo che non sarebbero arrivati rinforzi, in quel momento ti devi dimettere. Cioè, questa è la mancanza, secondo me, principale di Luca Fusco. Danilo. Io sono d'accordo con Stefano, no? Perché è facile, secondo me, addossare le colpe all'allenatore. Io continuo a sostenere che di tutta quella situazione, no, lui era uno dei colpevoli, ma non il colpevole principale. Assolutamente. Non era colpevole in campo, uno dei colpevoli. No, però perché poi in campo quando si perde, si perde tutto. Assolutamente, no? Sì. E forse non è stato gestito bene, anche in anche dal punto di vista mediatico, dalla società, perché ci sono determinati momenti in cui dovrebbero parlare i dirigenti, ma anche con lo stesso De Sanso si rischia di commettere lo stesso errore. L'ho scritto già tre settimane fa che De Sanso per me già dovrebbe dimettersi da adesso, perché no. se ha ancora un modo di vedere il calcio, poi ognuno la vede in un modo. Qui sono tutti contenti che stanno sulla panchina della Paganese a fare brutte figure, però contenti loro. Vabbè, con Fabio Peppe è un discorso totalmente diverso, lo sai. Fabio per la maglia ci tiene in maniera viscerale. Ma Fabio poteva però... No, cioè, capisco tutto quello che dici. Non so, cioè, Fabio non è stato riconfermato all'inizio della stagione perché non era adeguato per la categoria, hanno preso Fusco. Poi Fabio ritorna, poi ognuno ha il suo modo di fare. È vero anche che con Fabio, se non sono cambiati tanti risultati, qualche pareggio in casa, però l'atteggiamento della squadra parzialmente è cambiato, nel senso che la Paganese prova ad andare qualcosa al di là dei propri limiti, qualcosa. Però c'hai dei limiti. Fabio è riuscito a trovare. È chiaro che poi c'è anche il mercato di gennaio. Vediamo quello che succederà, dove credo che anche Fabio De Sanso dovrà evidentemente forse premere per chiedere qualcosa, per ottenere qualcosa, e poi dopo ovviamente si traccerà una linea che lui sarà in grado di tracciare sulle potenzialità di questa squadra. Andiamo ad ascoltare proprio De Sanso su... Sì, dopo la partita con la Viterbese si è soffermato soprattutto su diversi episodi arbitrali che stanno un po' condannando la Paganese. In particolare faceva riferimento ai due gol del giallo-blu e all'espulsione di Scarpa, che ha rimediato due giornate di squalifica. Poi alla fine, a fine gara, è stato espulso anche della Corte per delle proteste reiterate nei confronti dell'arbitro. Tre giornate di stop per il terzino, che dunque ritornerà al mese di febbraio praticamente, perché poi salterà le due di gennaio. Sentiamo. Sono purtroppo cose che stiamo vedendo ogni domenica giochiamo i secondi tempi quasi sempre in 10, espulsioni assurde, espulsioni senza aver commesso fallo. Adesso non so cosa è successo, onestamente non saprei dire nulla, però ogni domenica ne sta capitando una, e già l'ho detto in altre situazioni, un po' mi puzza questa situazione. È vero che siamo ultimi in classifica, è vero che siamo una banda di ragazzini, nel senso buono banda di ragazzini, però vogliamo essere tutelati. Giocarci le partite alla pari, la perdi, la vinci. Lo voglio rivedere, perché dal campo sembrava netto fuori gioco, sia su Saraniti prima che sul Gipsa che ha fatto gol, però onestamente non lo so. Però si vede che su tante piccole cose, un fallo mezzo e mezzo e ti chiamano l'ammunizione, fuori gioco che non c'è non te lo chiamano, no? Questo assolutamente non è che vuole essere una polemica solo contro la terna arbitrale. Noi ce l'abbiamo messa tutta, io onestamente non so, non posso rimproverare nulla ai nostri ragazzi, ce l'hanno messa tutta, però perdere così fa male. Dico che non hanno vinto meritatamente, magari hanno vinto pure meritatamente, però in situazioni un pochettino strane, espellere un calciatore di 40 anni, uno che fa da 20 anni questa categoria, che non è mai stato espulso nella sua carriera, dire che ha sputato in faccia l'arbitro mi sembra un po' troppo eccessivo. Se non vedi l'agonismo in Serie C e vuoi vedere solo bel calcio, belle giocate, come le definisco io, fighette, Non è calcio di Serie C, parliamoci chiaro, il calcio di Serie C è bello, tosto, agonistico, senza badare a chiacchiere. Però è pur vero che adesso gli arbitri alla minima difficoltà, alla minima cosa, non gli interessa, ti guardano in faccia e ti cacciano. Però sta succedendo spesso e volentieri alla nostra squadra, e alle squadre avversarie ne vedo poco. Ricordo una partita in casa, l'ultima col Trapani, noi 4 ammoniti, loro 0. Andiamo noi fuori casa, noi ce ne ammoniscono 6, 7 espulsi e loro 0.
Però sinceramente, no, con tutti i problemi che ha questa Paganese, appellarsi agli arbitri, alle ammonizioni, alle sviste, cioè, secondo me è proprio andare a prendere... Peppe, cioè, ma posso dirti una cosa, Peppe, però noi ne abbiamo, ci siamo confrontati a caldo. Sì, no? Non è... È chiaro che... Cioè, uno si vuole appellare... Attuale, uno è... Ma però è l'uniformità di giudizio che dà fastidio. Cioè, sì, la gomitata nel terzo di recupero di Sara Nitti, sì, quello... No, io parlavo in generale che cioè, ogni, cioè, qui è ogni è domenica una squadra... cioè le conferenze stampa ormai di De Sanz sono inutili, perché sia quelle precedenti prima che giocano, perché si dicono sempre le stesse cose. La squadra lotta, la squadra li ho visti importanti, li ho visti, hanno fatto bene durante la settimana, sì, ma perché? Cioè è meglio non parlare, fa come i calciatori che non vengono a parlare, altra generata della società, di non mandare mai un calciatore dopo, cioè è possibile una squadra di Serie C dopo una partita non manda mai un calciatore in sala stampa, cioè per giocare possono giocare, per parlare non possono parlare. Cioè questo è il rapporto anche, questa è un'altra nota di tutta una stagione che... È disastrosa sotto tutti i punti di vista, come gestione tecnica e societaria, anche rapporti con la stampa. Solo i Conti stanno a posto in questa Paganese. Pino e Peppe, che dobbiamo dire? È colpa degli arbitri, perché la Paganese perde. No, non condivido questo, però comunque sta capitando che la Paganese comunque nelle ultime 5-6 giornate di campionato un espulso a partita ci capita sempre. Allora quindi il problema della Paganese è ultima perché gli arbitri ci vogliono fare retrocedere. Un po' siamo ultimi e siamo scarsi ed è la realtà. Un po' si stanno mettendo anche gli arbitri che ci stanno mettendo dell'oreo. Vabbè. Però noi con questo non è che vogliamo giustificare i demeriti della Sicuramente è ingiustificabile l'atteggiamento di Della Corte, perché a fine partita non puoi beccare tre giornate di squalifica. Questo denota i limiti, non solo ai limiti tecnici, anche ai limiti mentali, consentimi, perché non è possibile che dopo una partita persa nei minuti becchi tre giornate di squalifica in una situazione. Penso sia più grave quello che fa il capitano Scarpa, però. Dobbiamo anche vedere l'episodio, Peppe, perché nemmeno lì è tanto chiaro. Su questo mi sento di spezzare la mano. No, ma ripeto, Peppe, però io non vorrei sinceramente che si accanisse, cioè si considerasse la Paganese la squadra, no, anche inconsciamente gli arbitri, su cui comunque tu un episodio, una dinamica la interpreti in un certo modo, perché tanto magari non cambia assolutamente niente. Quindi, e questo è quello che dico. Col Matera è stata col Matera l'espulsione di Diop, su un fallo che magari non era fallo d'ultimo, non era, secondo me. No, non era fallo d'ultimo uomo, addirittura forse non era neanche fallo, ma di sicuro non era fallo da ultimo uomo. La partita è finita 2-2. Non è che cambia molto ai fini della classifica della Paganese o di... Però, perciò dico, ci sono problemi molto più seri da risolvere, cioè, la Paganese. Deve subire tenere anche un episodio magari non decisivo. Forse con Matera potrebbe anche essere... Ma noi parliamo di un 5%, il 5% incide sul campionato, certo, nessuno pensa perché ora sono già tre domeniche, chi è la colpa a finire? No, ogni volta tiriamo mai gli abiti, Danilo. No, io di questo ho paura, di questo crei anche un alibi. Crei un altro alibi, perché questa squadra secondo me di alibi ne ha già tanti e forse inconsciamente i calciatori risentono in maniera negativa di tutte quelle chiacchiere che si fanno sul Matera, sulla Regina, su Rieti, sul Bisceglie, del fatto siamo giovani, del fatto è arrivato De Sanz a ottobre, si parlava già del mercato. Questi sono alibi che una squadra giovane, una squadra con tanti calciatori in prestito, che quindi l'anno prossimo non hanno proprio interesse, hanno una squadra e non hanno grosso interesse alla Paganese, se non... E questo è un altro errore di strategia, prendere sempre calciatori in prestito. Questo è un altro discorso, però io ti dico, secondo me, un calciatore che sente dichiarazioni del genere, quasi tutta la cioè, la tu su 18 partite, ne perdi 15, parli dell'arbitro. Cioè, anziché di dire, di chiudere nello spogliatoio e capire i problemi di una squadra, quali sono... Sicuramente... Tipo Rieti, dopo Rieti, una società, doveva scendere negli spogliatoi, il presidente, se ci andai in grado, non so neanche se va più in trasferta, ma doveva scendere in spogliatore e chiudere un quarto d'ora nello spogliatoio la squadra e ritirare, non farla neanche entrare nel secondo tempo. Se tu 4-1 con una squadra come chiedi dopo 45 minuti, cioè tu pensi agli arbitri, Ma con Rieti però il mister fu duro, attenzione, se parliamo del Rieti. No, con Rieti sì. Io parlo della società, cioè di farsi notare. Noi diciamo in relazione a questa partita sì, l'arbitro probabilmente avrà anche inciso,
però voglio dire, i due gol erano molto al limite, io li ho rivisti, il primo non riesco a capire se è fuori gioco o meno, il secondo probabilmente in linea, però ci appelliamo davvero no, Peppe, non è questione di appellarsi, è questione che uno fa un discorso in generale, si parla anche degli arbitri, io credo che però incidano relativamente. Ho paura che queste dichiarazioni vadano a rappresentare un ulteriore anno ai calciatori, questo non voglio che succeda, però che se la società pensa, l'allenatore pensa che ci sia un complotto, non dico complotto, però un la Paganese venga bistrattata perché è già ultima in classifica, è giusto che si facciano sentire nelle sedi opportune, non dopo le partite. Pubblicità. Meglio che ridiamo, perché a fine anno bisogna ridere e sorridere, tanto parliamo di calcio, visto quello che sta succedendo nel calcio italiano. Allora, c'è stato miglioramento con De Sanso dal suo arrivo? Ma penso che qualcosa sul piano della cattiveria, della grinta, ma a livello tecnico la squadra è quella, cioè non c'è qualità, è inutile che ci giriamo attorno. Anche perché le vittorie... La luce si accende quando si illumina un poco. Non si vinceva con Fusco, non si vince con De Sanso. No, la luce si accende quando decide di giocare Cesaretti, quando Scarpa tira fuori... il colpo dal cilindro, ma poi... sulle punizioni, calci da fermo, mi sta sorprendendo, devo dire la verità, al di là di tutto, ma non voglio che ci soffermiamo anche su questo aspetto, mi sta sorprendendo anche il ragazzo Trepali, devo dire la verità, sì, è un ragazzo che si sta dimostrando pronto per la categoria, sicuramente non può essere il portiere su cui fare affidamento nel girone di ritorno, perché ha bisogno comunque di recuperare psicologicamente Galli. No, fammi capire, tu dici che nel girone di ritorno non giocherà Sandovato? Non lo dico, sicuramente non ti può dare le garanzie giuste, perché comunque parliamo comunque di un giocatore. Io cercherei di recuperare psicologicamente. Ma Galli, guarda che Galli è andato fuori non per un fatto di under. Galli è andato fuori perché ci sono stati degli attriti con la società. No, dice, ma secondo te ritorna Galli? Io punterei su Galli allora in determinate partite. No, spero, penso pure d'accordo. Che vada via Galli, penso forse. Non sono d'accordo, una volta tanto non sono d'accordo con Francesco, assolutamente. Ripartiamo almeno dalle certezze. No, Sandopato, nel senso che questa squadra, tanti giovani purtroppo, non si sono mostrati, sconfessare quello che... No, ma poi al di là di tutto il portiere è un ruolo che voi mi insegnate, è un ruolo che meno, uno si, deve tocca, essere. Meno si tocca e meglio è. Soltanto il Napoli si può permettere di cambiare Ospina con Meretta, perché Meretta è stato pagato per botto di soldi e quindi stando bene deve giocare. La Paganese deve, ma anche perché Santo Padre sta assolutamente meritando. Io veramente mi sono commosso a vederlo con la Viterbese fare ancora 4-5 parate di specialmente nel primo tempo, esatto. Poi dove arriverà sto ragazzo? Sta piangendo di commozione, capito? Che non è Paganese, perché dico in questa annata veramente disastrosa della Paganese, un aspetto positivo, un ragazzo che magari cerca di investire su se stesso, sul proprio talento, che cerca di fare... È come se io lo vedessi. Ma la Paganese da anni investe su... C'è una squadra presa a schiaffi da tutti, no? Vedere che sto ragazzino come se fosse l'ultimo avamposto, no? Rispetto a un'aggressione... Brava, stai, questa vena poetica e filosofica No, però ci tenevo a chiarire che Galli è uscito fuori per motivi disciplinari, non per l'aspetto tecnico. 4 gol nelle ultime 5 partite per Cesaretti, si è riaccesa almeno la spia come attaccante, allora, di Cesaretti. Lo stiamo dicendo dall'inizio del campionato, che questa squadra, per quanto riguarda l'attacco, è l'undicesimo, dodicesimo attacco del campionato. Come attacco il problema non esisteva, perché bene o male Scarpa, Cesaretti, anche Parigi ha fatto i 4 gol. Certo. Il problema è lì dietro, dall'inizio, una difesa disastrosa, e a centrocampo che sono mancati le due pendini fondamentali. Forniti è venuto meno, Musacci non l'abbiamo mai visto in campo. Una Schiavino difesa sta giocando titolare, la difesa, le riserve dell'anno scorso. Allora, purtroppo questa squadra ha preso 50 gol, i numeri parlano chiaro. Danilo, qualche messaggio da casa? Sì, ci sono alcuni tifosi che sono intervenuti soprattutto su quello che dicevamo nella prima parte. Salutiamo Daniele Grimaldi che dice: speriamo che quest'anno San Raffaele faccia mezzo miracolo. Per Massimo Giuliano è Serie D ormai, è finita. Lucio Confessore: non credo alle mie orecchie, ora escono l'incompetenza del tecnico che in ogni conferenza stampa si arriva
che con il suo lavoro i ragazzi erano in crescita. Vincenzo Sorrentino, ormai aspettiamo la fine, e Carmine Marchitelli dice: purtroppo Fusco ha incominciato a parlare, lo hanno mandato via, invece De Sanso fa il loro gioco. E allora, ringraziamo chi ci segue da casa, andiamo invece a vedere un po' di numeri, classifica e prossimo turno, vediamo cosa è cambiata rispetto alla settimana scorsa. Danilo. Sì, è cambiato qualcosina in vetta perché si è un po' fermata quella che era la corsa della Juve Stabia, che adesso a 43 punti, segue il Trapani che ha vinto proprio in extremis nell'ultima giornata contro il Catanzaro e quindi è salito a quota 36, segue il Catania che ha una partita in meno, vedete ancora gli asterischi. Ha recuperato in settimana vincendo a Rieti, Sì, vabbè, ma era la partita di campionato, sì. Deve recuperare con la Viterbese la gara che era stata non si era giocata, quindi per questo motivo qui la società Etnea ancora al terzo posto, quindi potenzialmente potrebbe essere a 6 punti dalla Juve Stabia. Poi Catanzaro e Rende a 31, Monopoli 29, Regina e Vibonese 26, Potenza 25, Casertana 23, Cavese 22, Sicula Leonzio 20, Virtus Francavilla 18, Rieti 16, 15 punti per Siracusa e Bisceglie, 12 punti per la Viterbese, 11 per il Matera e 5 per la Paganese. Questa è la classifica alla fine del girone d'andata, quindi gli asterischi che vedete sono le partite che devono essere recuperate, con la maggior parte con la Viterbese che ha 7 gare in meno, quindi potrebbe sicuramente recuperare terreno e riportarsi nella parte sinistra della graduatoria. E poi insomma ci sono queste partite così. La grande ascesa della Regina, Pino. La Regina ha fatto, nonostante i problemi societari che attualmente ad oggi non è che c'è la certezza che siano risolti del tutto. Questo Gallo dovrebbe possiamo essere... andare a vedere anche qualcosa se vuoi, sì, perché sì. Dal sito Il Dispaccio c'è questa notizia, ci sono queste due notizie. Innanzitutto l'acquirente, questo Luca Gallo, che si sta muovendo per far ritirare l'istanza di fallimento presentata dall'avvocato Grassani, il quale aveva avanzato questo tipo di istanza e ha messo comunque in difficoltà il club amaranto. Lo stesso Grassani a Radio Reggio Più ha detto che comunque ci sono stati dei contatti tra lui e Luca Gallo, che è l'amministratore e il presidente di questa MG Holding, che è la società che dovrebbe subentrare al posto di Praticò, e già domenica saranno al Granillo per la partita Regina Trapani. Forse si presenteranno alla squadra, anche se il closing potrebbe avvenire all'inizio gennaio. Del mese di gennaio. Da quello che concludo, da quello che ha annunciato questo Gallo e anche lo stesso Grassani, comunque il quale è una sorta di creditore della società, quindi è una voce interessata a che le cose vadano bene, sono stati saldati sia gli stipendi gli stipendi fino a settembre e la parte relativa all'INPS dei mesi di luglio ed agosto. E soprattutto tale Gallo, che ha avuto un colloquio di circa un'ora con Grassani, ha detto che Grassani è rimasto stupito dalla disponibilità economica, cioè gli avrà presentato sicuramente delle garanzie. Adesso non lo so se sono garanzie a chiacchiere, se sono garanzie vere, reali, fatto sta che comunque questa è la situazione della Regina al momento per quanto riguarda la situazione societaria. Bisognerà poi vedere se la scadenza effettivamente del 17 è stata rispettata e soprattutto ricordiamo che c'è sempre la questione della fideiussione ancora in essere, ancora in piedi. E quindi di che parliamo? Cioè, nell'attesa che si fa questa sì, ma poi, bianca... Scusami, ma poi a me la cosa che suona strano sono sempre i tempi di queste operazioni. Appunto. Cioè io mi presento alla squadra non essendo ancora il proprietario. Io le vedo tutte cose campate in aria, un po' non lo so, magari sarà una persona affidabilissima, lo conosco, sarà uno che ha delle garanzie economiche forti, però a me tutti questi closing, questi termini anglosassoni per dire la chiusura posticipata, la firma, io queste cose non c'è mai creduto. Nel frattempo Pino però è arrivato l'altro comunicato del Matera che dice che anche domenica giocherà la Beretti, E hanno chiesto garanzie che se non percepiscono gli stipendi entro l'inizio di gennaio
Sciopereranno anche al ritorno al campionato del 20 gennaio. Ma su questo penso che il presidente del Matera è stato chiarissimo, ha detto: io i calciatori non li pago, preferisco pagare i creditori ma non i calciatori. Queste sono dichiarazioni, Danilo le può confermare, che uno che si socia alla smanetta alla grande. Il presidente è stato chiaro, ha detto: io i calciatori non li pago. Però ti posso dire la verità, ha detto anche una cosa secondo me interessante. Cioè, dice: adesso la EC interviene, ok, ma quando questi giocatori firmano contratti faraonici con società che hanno già problemi, dov'è l'AIC? Questo bisogna, cioè la propria scienza, che a dicembre ha smesso praticamente di giocare, anche ieri non si è presentata, poi sarà esclusa penso domenica, cioè, ma sì, vabbè, Dani, se abbracciamo il discorso ad ampio raggio, no, presidente del Matera non potrebbe parlare da qui all'infinito, perché il presidente del Matera, quando andò ad acquistare la società, sapeva già benissimo dei problemi che aveva. No, il problema è Monte, cioè il Matera non andava fatto iscrivere, l'anno scorso ha preso... Bravo, al di là di questo, ma tu se lo senti parlare nelle conferenze stampa, ne fa uno ogni... Ecco, il nostro non parla, questo parla uno una volta ogni due giorni. Cioè, chi parla... Ma poi parla di un progetto faraonico, parla di uno stadio nuovo, di una società che deve puntare alla Serie B nel giro di 3 anni, e queste sono dichiarazioni che ha reso non più tardi di 2 mesi fa. E manda la Beretta in campo. Quindi, ma cosa vogliamo parlare? Mi puoi fare il nome? Io lo conosco bene. Presidente del Matera, parliamo. Voglio fare il nome. Questo Rosario Lamberti. Ma è un personaggio che usa, usa la sua televisione per sparare a zero. Parla di cosa vogliamo parlare? Vabbè, parliamo dei nostri problemi. Prossimo turno. Prossimo turno che si giocherà domani, anzi domenica, che chiuderà il 2018 ed è questa è la prima giornata del campionato, del girone di ritorno, quindi c'è Juve Stabia Siracusa, Vibonese Bisceglie, Potenza Catanzaro, Rieti Matera, come detto giocherà di nuovo la Berretti del Matera, Catania Monopoli, Rende Paganese, Sicula Leonzio Viterbese, Regina Trapani e Cavese Casertana, riposa la Virtus Francavilla. Allora, questo è un po' il quadro, Pino, in giornata che non so cosa potrebbe avvantaggiarci a noi, ma credo ben poco. Credo ben poco a noi, però parlando dell'altra classifica, io vedo una giornata che potrebbe essere favorevole alla Juve Stabia, perché... No, favorevole a noi è solo il fatto che Matera perde a Rieti, sicuramente, quindi... Dobbiamo fare gioca sempre... Beretti. Sì, no, perdere va bene, rimane 11, noi che siamo a 5. Ah, quando avrà 20-30 punti di penalizzazione ci salviamo, non è per cui. No, qual è il problema? Ma non penso che non ha senso. Credo che è inutile guardarla. Io penso che loro il campionato così non lo finiscono nemmeno. Penso che non scenderanno più in campo a questi esatto. Perché sarebbe falsare veramente quello che già di per sé falsa. Guarda, io sto guardando la classifica con gli asterischi, quei punti, quelle 7 che mi sta venendo mal di testa, veramente, perché non si capisce niente. Guarda, però, non so da dove guardarlo. No, però vorrei dire una cosa. Siamo tutti d'accordo che se a questa squadra andranno messe le pedine giuste, poi la corsa dovrai farla su 3-4 squadre. Bisceglie, Siracusa e Rieti. E nel giro di ritorno, contando che magari probabilmente ci saranno altri punti di penalizzazione, devi fare almeno 20 punti. Però sì. Scusami, come abbiamo parlato pure in macchina prima di venire qua, guardando un po' iniziamo da domenica il giro di ritorno, bene o male la Paganese ha 6-7 scuole dirette tutti in casa. Se questa squadra verrà rinforzata con i dovuti giocatori di qualità e di categoria, bene o male, Peppe, 3-4 vittorie, io penso che in discorso diretto assolutamente, sì, le possiamo vincere. Poi parliamo dopo del mercato, nel frattempo dobbiamo andare a Rende e dobbiamo andare senza arrendersi, questo è il gioco di parole che abbiamo usato, perché comunque deve essere una squadra che deve lottare e quindi deve cercare di... Sicuramente avranno il mal di testa a pensare alla gara d'andata alla Paganese, dove lì è nato tutto, Pino. Lì è caduto tutto il castello di idee iniziale di questa Paganese. Sei d'accordo? Sono d'accordo con te, perché da quel inizio di campionato che noi... Tramortiti dall'uragano Rende, da Stefano Sulli. Rende, la prima di campionato, da quella partita in poi. Sì. È una partita insomma che già ha fatto tornare ben presto con i piedi sulla terra. Sì. Tranne all'amico Giovanni Amato che fu proprio. Vi lancio una provocazione, ma se la Paganese alla prima giornata avesse affrontato, non so, il Rieti,
Secondo voi sarebbe andata comunque così? Sì. Sì, Danilo, sì. Non credo che... Una rondine non fa prima. No. Una rondine non fa prima, L'avesse battuta. Era una curiosità. Poi, cioè, non credo che sia stata quella partita lì, quando il Rende ha fatto un giorno andato strepitoso. Sarebbe me- no, scusa, per chiudere, sarebbero emessi comunque i valori poi a lungo andare della, della squadra. Cioè, una vittoria avrebbe modificato. Non una vittoria, non una vittoria, ma anche una sconfitta più moderata, no? No, 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 ha detto se avesse incontrato il Rieti e l'avesse battuto. Vi posso fare una domanda? Abbiamo affrontato la Cavese due volte quest'anno, in Coppa Italia e in campionato, ma avete visto questa grossa differenza con la Paganese? No. Però, Peppe, però Francesco, io l'ho vista in altre partite, la Cavese è... cioè, E i colleghi di Cava si lamentano, eh? Si lamentano di modi. No, ma non solo, cioè anche i tifosi. Vabbè, poi questo è un discorso che magari andiamo ai colleghi di Rende. Andiamo a Rende, sì, salutiamo Giulio Cava. Parlavamo di Cavese, Giulio Cava. Ciao Giulio, buonasera. Buonasera. Allora Giulio, un Rende che tra l'altro arriva riposato perché non ha giocato l'ultimo turno, il Boxing Day, ma arriva anche con diversi risultati non felicissimi, diciamo, ha perso un po' i primissimi posti, anche se comunque sta facendo un grandissimo campionato. Che momento sta vivendo? Ma sicuramente quello attuale è il secondo momento negativo della stagione per il Rende, per quella che è la realtà di Rende. È sicuramente un campionato molto ma molto soddisfacente per l'ambiente, per come è stata costruita questa squadra, per come è stato improntato un lavoro sin dai mondi della Serie D fino, diciamo, alle falde poi della Serie C. Sicuramente la squadra adesso starà cercando di portare maggiore serenità all'interno del gruppo, perché lui ha evidenziato nelle scorse apparizioni una mancanza del giusto atteggiamento sotto porta, perché il Rende crea molto, crea tanta voglia di gioco, però sotto porta, nonostante rispetto all'anno scorso segni 13 gol in più nella stessa situazione attuale, spreca molto. Giulio, sentivo la conferenza di Modesto prima della partita con la Viterbese e sì. Gli era stata rivolta una domanda, dice: ti aspettavi all'inizio del campionato di fare questo tipo di girone d'andata? Lui ha detto: se dicessi di sì mi prendereste per pazzo, ma nella mente c'era la sensazione che il Rende potesse fare un girone d'andata del genere? Ma c'era, perché lo scorso anno ha fatto un qualcosa di simile, ma non analogo, perché questo Rende è diverso rispetto a quello dell'anno scorso. Quello dell'anno scorso ha finito il campionato con 50 punti dalla parte sinistra della classifica, ha fatto un grande campionato, però quest'anno stiamo parlando di un'altra squadra, con nuove idee di gioco, una nuova filosofia e un cambio netto di mentalità. Se l'anno scorso era più propeso più ad essere un equilibrista, a presentare una squadra ordinata, coperta dietro, in avanti, improduttiva, quest'anno c'è l'esatto opposto, una squadra che è propesa all'attacco, che fa molti gol, ne spreca tanti, e però ci sono alcuni episodi che ne sono stati fatali. Sicuramente Modesto avrà caricato quell'affermazione, però si poteva leggermente prevedere, nel senso che a renderci una grande serenità, non c'è una pressione che si avverte negli altri stadi come nella vicina Cosenza, vive la Serie B, non c'è quella pressione col fiato sul collo della quotidianità, lì si lavora in maniera molto calma, senza condizionamenti di alcun tipo. Parliamo di formazione, perché sì, ci sono delle assenze. Nell'ultima partita erano assenti Blaze, il portiere Savelloni, Gigliotti che è rientrato. Ci sono però dei dubbi, no? Mi dicevi di formazione che per 9 undicesimi abbondanti è già fatta. Poi per il resto ci sono dei ballottaggi, uno come esterno offensivo, l'altro a sinistra. Sì, nella prima parte di stagione
hanno giocato verosimilmente gli stessi nuovi calciatori, come la difesa, integrando anche in questi discorsi il portiere Saveloni, che si è fatto male ed è sostituito da tre partite da Borsellini, che è un classe 99, un altro elemento, la media età molto bassa di questa squadra. Gli unici dubbi riguardano l'esterno di sinistra, dove Modesto sta valutando le condizioni di Blas, le condizioni anche di Calvanese. Se non dovesse essere ancora al top, dovrebbe giocherà sicuramente Giannotti. In attacco c'è il rebus inerente alla punta, perché nel corso del campionato, mesi fa, la società ha ingaggiato l'attaccante ex Salernitana, ex Matera, Michael Negro. Non ha potuto ancora esordire, ha giocato soltanto un tempo con il Potenza, non è al 100%, però anche qui ci stanno valutando giusti metodi per inserirlo. Se giocherà Negro, allora ci sarà lo spostamento di Rossini a destra, con Vivacqua sempre che giocherà da esterno di attacco, oppure, come è visibile dalla grafica che stai mostrando, l'attacco sarà con Godano, classe calciatore di Crotone, Rossini e Vivacqua. Perfetto Giulio, ti ringrazio, e poi sicuramente buona partita, ci risentiamo, auguri innanzitutto. Auguri anche a voi. Ciao. E buona continuazione. Ciao Giulio, buon anno, buon lavoro. Allora, ringraziamo Giulio Cava, noi ci fermiamo per l'ultimo blocco pubblicitario, ritorneremo per l'ultima parte dove parleremo della formazione della Paganese che scenderà in campo a Rende, a Lorenzon di Rende, ma anche di scenari di mercato, a tra poco. Ultima parte di Paganese Mania, voglio ricordarvi che è iniziata dal 28 al 31 dicembre l'operazione Ultimi Sconti su prodotti prettamente legati al Capodanno, come la Berlucchia 8,90, lo Zampone Ferruccia 6,29 e l'uva bianca Aledo a 1,80, Conad di Pagani presso il centro Pegaso e in via Stella a Battipaglia, e poi ovviamente tutti i nostri partner che vedete in sovrimpressione grazie alla regia di Peppe Maglio. Andiamo da Danilo, ci sono messaggi? Sì, ci sono due messaggi in particolare. Daniele Grimaldi dice: ragazzi, Trapani ha sempre detto che con lui non saremmo mai falliti, il problema è proprio questo, secondo me li pensa meglio retrocedere che fallire, il problema è che non c'è fallimento peggiore di non avere più gente che ti segue. Io però dico un'altra cosa, no? La retrocessione in una gestione sportiva, cioè questo è il calcio, si vince, si perde, c'è la promozione, c'è anche la retrocessione. Poi sul fatto del fallimento extra, cioè diciamo di quello che è la situazione generale, lo abbiamo già detto abbondantemente prima. Poi salutiamo Rosanna Coppola che dice auguri a tutti affinché il nuovo anno cambi le sorti della Magica Stella, un abbraccio ai presenti in studio, li cambiamo. Grazie, saluto. Ciao Rosanna. Ciao Rosanna. Allora, andiamo. Ritorniamo all'aspetto. Allora, futuro, parliamo un po' di futuro. Si salva la Paganese, perché sono convinto che si salva in un modo o nell'altro. Ma poi la società, il presidente Trapani, ripropone di nuovo questo scenario? Ecco, io non saprei che cosa dirti adesso, non so cosa rispondere. Io, per come lo conosco io, lo conosciamo poco tutti, sappiamo che è un tipo anche che sa anche riscattarsi in determinate situazioni, anzi lo ha fatto anche in un passato non troppo remoto, riuscendo a sovvertire un destino che era già scritto. Credo e spero che voglia continuare a fare calcio, magari con rinnovato entusiasmo, magari rivedendo quelle che sono state delle scelte passate che ha continuato a perseguire fino ai giorni scorsi. Ma non può più presentarsi, perché il credito è zero verso la città. Ma guarda che adesso la sua più grande scommessa da vincere è riportare tutta la gente allo stadio. E non sarà facile, secondo me. E apro una parentesi, per come è il pubblico di Pagani, di questo me ne assumo tutta la responsabilità. Se il presidente Trapani salva la Paganese, non sul campo, perché la Paganese si può salvare anche per vicende extra calcistiche, va bene, o sfruttando le disgrazie altrui.
Io ti posso garantire, lo dico qui davanti alle telecamere di Tivoli, che andranno tutti in serie a Via Filettine a mettergli una pacca sulla spalla e dire sei stato un grande anche quest'anno. Che questo è un paese che cambia idea dalla sera alla mattina. Ti posso garantire che sarà così. Okay. Tu li leggi tutti quei messaggi, no, ma io, fallimento, sì, la Serie D, tutti questi che piangono e continuano a giustamente, no, in questo momento può presentarsi a diffondere di nuovo... questi. Non, okay, si può presentare così. Okay. Secondo me non si presenta non così, lo farà. Per come lo conosco io. Non lo farà, secondo non me. Lo conosco io. Però adesso dobbiamo cercare di salvare il salvabile. Perché io in Serie D non ci voglio andare. A Nola, a Pomigliana, a Gragnano. A Gragnano ci voglio anche andare, ci andiamo a mangiare il panuzzo a fine campionato. Vi porto in un bel posto, ci andiamo a festeggiare la salvezza, sì, mangiando il panuzzo. Magari anche ma questa gente che diffonde pessimismo in questa situazione è facile per tutti. Io ti dico da stasera che se il presidente Trapani salva la Paganese, vedrai la processione a Via Filettina a mettergli una pacca sulla spalla e vedrai tornare un'altra volta la gente allo stadio. Questi cambiano pensiero dalla sera. Io ho difficoltà a pensare, anche facendo una squadra decente l'anno prossimo, che ritorni il pubblico importante, perché si perde, si è persa credibilità, la gente non lo crede più. Quella è la missione più difficile. E quella è la missione più difficile, perché innanzitutto dovrei fare una squadra decente, e quando io dico decente non intendo vincere, andare nei playoff. Per me decente, per le possibilità di Pagani, della Paganese di Trapani, significa fare una squadra che lotti per la salvezza diretta. Ma per me questo te, è il mio obiettivo. Come diceva Francesco, scusami prima. Pino, poi non lanciare campagne abbonamenti, perché la gente, certo, deve ricrederti, deve venire, deve vedere prima, perché non puoi presentare niente più a scatola chiusa, perché se non vengono più le persone con gli abbonamenti allo stadio, figurati se vuoi proporre ancora campagne abbonamenti. E poi vedere se vogliono, poi io ti dico che credere. Sei d'accordo, Stefano? Tutto. Deve cambiare totalmente linea, su questo siamo d'accordo tutti quanti. Ma tu immagini premessa, se avessi costruito una squadra che ha fatto la casettana adesso. Noi stasera su quel forum avremmo trovato gli stessi messaggi. Sì, no, voglio dire un altro. Premesso che qua nessuno sta chiedendo assolutamente a Trapani di continuare a fare la Paganese. Lui la vuole continuare, se la vuole continuare, perché per la sua proprietà decide se la vuole continuare. Qua nessuno gli mette la pistola alla tempia e dire già ad agosto, nessuno gliel'ha messa la pistola, è tutto nelle però sue se mani. Continua a farla, se continua a farla, decide, se lui decide di continuare a farla, a meno che la faccia con un po' di dignità sportiva, ecco, i bilanci vanno bene, ma nel calcio si gioca, si perde, si vince, si pareggia. Cioè vorremmo vedere ogni tanto vincere ed è una giusto partita. Così. Ma io credo che nemmeno lui tutto. Si stia divertendo come ma si ho sta capito. Pure lui si sta. Allora deve prendere una presa una di posizione, presa di posizione deve cambiare registro. È presidente della Paganese, deve la vuole registro. Continuare a fare, allora si deve assumere la responsabilità di farla in determinato modo. Se non la può fare, la lascia. Nessuno ha detto, tutti i grandi presidenti, anche Berlusconi dopo 25 anni di vittoria, ha lasciato perché non ce la faceva più. Allora lasci tranquillamente, non si fa calcio, non si fa calcio, non è che si deve fare per forza calcio, non, tante società non l'hanno fatto più e quindi Pagano non la può fare, non è detto che la fa. Però se si fa in determinato modo, si porta il nome di una città, lo si faccia in modo decente, cioè che uno vada allo stadio pensando di poter vedere una squadra che può vincere, che può perdere o può pareggiare, non che vai allo stadio già sapendo che si può che perde, perché noi andiamo allo stadio per vedere quando dura lo 0-0. Scusami, questo discorso lo possiamo fare a campionato chiuso però, perché lì ha ancora un girone per poter rimediare. Assolutamente, io sto parlando di quello che ho visto. E attualmente io do ragione primi sei a te, mesi. Però dobbiamo poi rivederci a fine campionato a maggio e vedere come sono andate le cose. Perché poi diamo le somme a maggio. Io parlo di quello che ho visto finora. In sei mesi. Se dopo fra sei mesi io darò merito a quello di questo quello che hanno essere fatto. Onesti, lo dobbiamo assolutamente dire. Non solo sei mesi, io ci metterei anche il campionato scorso. Il campionato scorso è stata un'altra via crucis, quindi sono due anni che si fa però calcio. Però Peppe, scusami, l'anno scorso sul calo del Vigilone si sono andati parecchi, però non è nemmeno giusto. Assolutamente, assolutamente. Perché eravamo sempre 300 spettatori la domenica. Assolutamente. E poi, dico, poi ho visto a fondo una marea di 700 spettatori, 800 paganesi. Assolutamente. Perché poi sul carro del vincitore vogliono andarci tutti. Però guarda, fa bene anche quell'onda là si può sfruttare perché basta una scintilla per poter far rinascere la passione. Io credo anche che se stavolta ci sarà una montagna da scalare. Sono d'accordo con te. Andiamo sulla formazione che dovrebbe scendere in campo a Rende, che farà sicuramente
puntare su altri giovani, perché ci saranno le assenze di due over come, cioè, come Della Corte e Scarpa, il capitano. In realtà questa settimana ne ho preparate due di grafiche. Ci siamo... No, anche per sapere che è l'ultima puntata della verità, sono... No, quindi ci sono varie varianti per questa Paganese. Abbiamo due format addirittura. Sono molto in difficoltà. Ok. E magari mi confronto anche con voi. E dai, studio. Confrontiamoci. Allora, se De Sanso vuole dare continuità a 4, sceglie di dare continuità alla difesa a 4. Sì. Perde il trequartista perché Scarpa non c'è. L'unico calciatore, secondo me, che può fare quel ruolo è Cesaretti. Poi quindi Cesaretti farebbe trequartista alle spalle di Parigi e Cappiello messo, potrebbe giocare Alberti. Non rischia di essere così poi troppo, non so, spropositato, offensivo. Danilo, penso che una squadra che non ha mai vinto in 18 partite, lo so, però, e vai a rende, affronti il rende, voglio dire. Ho capito, ma tanto perdi, no? E quindi il discorso che ho fatto l'altra settimana, giocala con più frecce al tuo arco, tutte quelle che tieni. Per me andrebbe bene questa, nel senso, tu perderai, perché là dietro faranno il guaio o al decimo, speriamo al quindicesimo, al venticinquesimo. Speriamo, allora, tanto gioca, gioca per puntare a fare qualcosa. Perciò ti dico, questo secondo me... Sì. Ma io metterei 4 punte dall'inizio della partita. Per una questione di continuità puoi giocare così. Ma cioè, abbiamo ancora problemi a subire 3 gol o 4 gol? Cioè... È un fatto, hai subito 45 gol e 5 fanno 50 e chiudiamo. Beh, il non è una questione, Peppe, però cioè, non è una questione soltanto. Stai diventando zemaniano, sì, tutti avanti. No, allora sto forzando un po' per dire giochiamoci, tanto non è che vabbè, lo so, però ci sono, non è detto che con la difesa a 3 si uno è difensivo, Rende gioca 3-4-3. Cioè, ci sono squadre che vincono anche col 3-5-2, non è assolutamente così, no, non è che la differenza la fanno gli non attaccanti. È d'accordo, Stefano, Danilo, non è d'accordo, però no, però non si può ritornare indietro e fare queste retromarce, no. Continue, anche no, io dico soltanto per una questione di uomini, no, ma proprio per una questione di uomini. La difesa a 3 mai come in questo momento non è più proponibile, non solo perché è stata accantonata, ma soprattutto perché ci manca un centrale e centrosinistra. È stato adattato fin quando si è potuto, è stato adattato Tazza in quel ruolo, quindi un destro che è un terzino adattato a fare il centrale, già questo, allora non è il caso di tornare a queste soluzioni pasticciate, cioè già ne abbiamo tante di soluzioni pasticciate, già saremo costretti a ricorrere a una soluzione pasticciata. Io continuo a sinistra. Continuo a non capire, Nacci centrocampista centrale, Carotenuta adattato mezzala di destra, quando potrebbe giocare Sapone centrocampista centrale, Nacci esterno. Evidentemente Sapone. Nacci è mancino, però. Lo metti dall'altra parte, Gori, cosa, è tutto mancino. Sono tutti mancini, tutti non mancini. C'è tutti una mezzala. No, la mezzala destra non c'è. Sono tutti mancini. Vabbè. Allora, che voglio dire, per riprendere il discorso di prima, è in giusto rosa continuare... c'è solo una mezzala, solo Fornito era... In realtà anche Fornito è sinistro. Non c'è, Peppe. No, ma io credo perciò che ti dico, quando è stato costruito... Perciò ti dico, io Peppe, ma si voleva giocare col 4-3-3, ma l'esterno destro c'è. Ah, ecco qua, io, certo. E questa è la colpa che do a Luca Fusco. L'unico è della morte, Esatto. Perciò ti dico, quando l'allenatore Luca Fusco, che stava in ritiro, ha detto la mezzala destra... Chi la doveva fare la mezzala destra in questo 4-3-3? Ah, parliamo della mezzala destra. Sì. Chi la doveva fare? Io questo ti sto dicendo all'inizio della trasmissione. Scarpa. Scarpa è stato utilizzato... Scarpa, Musacci, Fornito. Questo era nell'immaginario iniziale. Esatto. E Carotenuto, stiamo parlando... cioè io lo dissi. Che sta facendo bene. Per me è il miglior centrocampista in questo momento e non è un centrocampista. Questo la dice lui. La dice lui. Stefano, io sono d'accordo con te. La difesa a 3 l'avevo fatta come... Cioè, non ci sono i presupposti. Io direi di dare quante più certezze possibili a sta squadra. Però, mo ci divertiamo a fare l'allenatore, magari... I veri allenatori possono sorridere. Divertiamoci, visto che siamo nel momento dell'analisi dell'11 possibile. È l'unico modo per divertirsi io, con questa Paganese. Allora, questa seconda... Fare le... Ma no, ci divertiamo nella nostra, ovviamente, nella nostra... senza voler dare, diciamo... Assolutamente. Assolutamente opinionistica. Escluderei questo naturalmente... Allora, Stefano, dobbiamo partire da un presupposto. Questo è il nostro ruolo.
Sì. No, ma... giudicare e guardare allora, quello che avviene in campo. Quello che avviene in campo. I professionisti stanno dietro la scrivania via Filettini e stanno sulla panchina e in mezzo a campo. Noi facciamo un altro ruolo. Noi Benissimo. Quello che vediamo, quello raccontiamo. Assolutamente. Allora io escluderei questa la seconda traccia, diciamo, del possibile 11 che giocherà a Rende. E io invece punterei ancora sicuramente sulla difesa a 4, ma a questo punto smisterei Tazza, cioè riporterei Carotenuto nel solo naturale essendo destro e smisterei Tazza assolutamente a sinistra. Al posto di Della Corte. Dal mio punto di vista, al posto sì. di Della Corte. Per far giocare poi centrocampista Gaeta, per esempio. E poi a centrocampo è chiaro ci sta Gaeta, lo stesso Sapone, e poi davanti io sarei curioso, naturalmente un tridente anche questo atipico, no? Cesaretti che ispira due attaccanti che magari possono avere. Io non penso che Cesaretti giocherà. Io sarei curioso, se è disponibile, se tra i convocati, non lo so, di vedere magari di puntare sul 4-3-3 vedendo finalmente Longo. Allora io credo, essendo adesso giustamente, con Cesaretti in rosa ci sono in rosa ci sono i calciatori per fare il 4-3-3 perché è nato per fare il 4-3-3. Esatto, Longo, il Cappiello della morte, a subentrare al posto di Parigi. Le punte centrali ci sono. Io la vedrei più così, ipoteticamente. Perché se mi dici che nel 4-3-3 Cesaretti esterno lo perdi, penso che anche lì dietro, cioè lì in quella posizione no. potrebbe avere... Non, così come a sinistra cose. Preferirei vedere più Tazza che un terzino, però spostato da destra a sinistra come vediamo tanti terzini. Vediamo l'altro Pino. No, l'abbiamo visto già mentre eri distratto. Ho capito. L'abbiamo visto già, io sono dell'idea di Stefano di giocare con il tridente d'attacco, vorrei vedere questo nuovo dal primo minuto. L'abbiamo visto una spezzone di Pertini mi come sembra esterno che destro. Catania, mi sembra che sì, col Catania. Sì, l'abbiamo visto uno spezzone di partita sì. con il Catania. Poi entrano al 90esimo per fare cassa, però poi non li vedi per fare giocare dal punto di vista proprio... Longo, Parigi, Cesaretti, i tre di attacco, me la giocherei tanto. Entrano al 90esimo, 92esimo, non so, cioè io non capisco, cioè quelle sostituzioni al 92esimo che stai perdendo 2-0 entrano tre di loro. Quelli fanno i conti con la calcolatrice sulla panchina, decidono i momenti in cui devono... entrato. Vabbè, Cassiere domenica sarà contentissimo perché ci saranno 9, quanti saranno gli under? 9 undicesimi. 9. Anche le escursioni sono andate ad hoc, 2 over, perfetto. 10 under saranno Cesaretti e... È piano. Allora, andiamo, ultimi 10 minuti di trasmissione, andiamo al mercato di rifondazione, quello che ci ha prospettato la Paganese. Accardi ha detto che arriveranno rinforzi, De Sanz ha detto che arriveranno i rinforzi e noi aspettiamo questi rinforzi che devono rivoltare come un calzino questa Paganese per tentare la scalata verso la salvezza. Ci credete a questo mercato di rifondazione? Allora, se la società ha intenzione di salvarsi, indipendentemente dai fatti extracalcistici, questa squadra deve essere rinforzata. Sì, però non è che il mercato chiude il 31 e allora, i calciatori arrivano il 30. Sa benissimo se ha intenzione di salvare questa squadra. Dovrebbero arrivare il 23 gioco il 10. Con il Siracusa. Almeno poi avere 10 giorni. 10-15 di gennaio, almeno i 3-4 giocatori diciamo di qualità servirebbero a questa squadra. Per far salire un po' il tasso tecnico. Ho i miei dubbi perché... La storia di questa società ha detto sempre che i calciatori che poi arrivavano nell'ultimo giorno, se arrivavano, poi si andava sugli svincolati. Francesco. No, ma adesso dipende dai giocatori che devono essere anche pronti fisicamente, perché andare a prendere giocatori che sono già svincolati a questo punto... Oh, anche perché non sono stati presi ad agosto, perché dice, vabbè, se prendo lo svincolato poi devo metterlo un mese per metterlo in forma, cioè, adesso ci vogliono giocatori pronto. Adesso i giocatori devono arrivare subito. Giocatori che soprattutto abbiano benzina nelle gambe, minutaggio, non giocatori che non hanno giocato nelle rispettive società che poi vogliamo rilanciare, perché di rilanci quest'anno abbiamo fallito clamorosamente. Uno solo ne avevamo preso, che era Musacci, e quando è arrivato c'era stato presentato. Oddio, era un calciatore che comunque aveva un curriculum di tutto rispetto, però è arrivato in condizioni fisiche precarie. Devono arrivare giocatori pronti, che conoscono la categoria, giocatori esperti, lasciando da parte la quanti carta d'identità. Quanti dovrebbero arrivare? 4, per me 4 ne devono arrivare. In che ruoli? Difensore centrale, centrocampista, una punta centrale e una mezzala destra. Secondo te? Sicuramente un difensore centrale, magari di piede sinistro, ma comunque importante di esperienza, una mezzala capace, se riesce a fare anche tutte e due le fasi bene. Perché no, un terzino eclettico? Over, no, under, un terzino under arriva, se arriva. Beh, anche under, ma purché sia, come dire, un giocatore
già con un'esperienza, già con delle partite, no? Con un minutaggio in questa categoria, cosa che buona parte dei giovani che sono stati presi quest'estate, a parte Carotenuto, sono, non hanno, non avevano nelle gambe, e lo stanno pagando in termini di esperienza e di tutto. Sull'attacco, un'alternativa a Parigi o un primo attaccante che possa alternarsi con Parigi, però poi il ruolo ma di penso Cappiello che lei... Alberti andrà via comunque. Alberti va via, se Alberti va via si può puntare su un giocatore pronto, certo. Che deve fare, diciamo, il titolare, che debba fare il titolare. Quindi sì. Salta l'aspetto Pino minutaggio? Ma, cioè era ridotto? Diciamo era ridotto perché sicuramente, come diceva anche Francesca, secondo me il mese ci vogliono 5 giocatori e secondo me 8-9 andranno via. Secondo tra me under e over. Se, se dovessi puntare al mercato della Paganese, io non prenderei nessun attaccante perché è la parte meno problematica, ma prenderei quattro calciatori, un centrocampista centrale, un centrale difensivo e i due esterni, cioè la linea difensiva da capo. Anche se io vedo, allora, uno che non capisce di calcio, gli metti i numeri della Paganese davanti e dice è l'undicesima, è ultima. È l'undicesima attacco del campionato ed è la squadra più perforata d'Italia. No? Beppe, però, che vai a comprare? No, non è solo una questione di difensori, è una questione di fase difensiva. Ho capito, ma se quei difensori fanno Beppe, però, sempre cioè, non facciamo passare. Siamo, la Paganese gioca. No, non sono d'accordo. No, ma la Paganese gioca con centrocampisti adattati. Capito, ma ci sono calciatori in difesa, ma se la difesa cioè, chi sono sì, il problema è in difesa, il problema è in difesa, il problema è di uomini in difesa di esperienza sì. No, questo sì, questo sì, ma anche ma il 3-5-2 si poteva fare con quegli esterni Tazze della Corte? No, si possono fare no. Allora, cioè, allora, qualunque vabbè, modulo vuoi fare non lo puoi fare perché mancano gli uomini per fare quelle gare, per cambiare moduli Peppe della Corte per la prima volta dopo 4 anni sarà fuori 3 partite per squalifica, cioè della Corte sta giocando da gennaio del 2015, quando è del 2016, quando è arrivato, cioè non si è fermato mai e quindi non lo scopriamo di certo quest'anno. Voglio dire, se è stato riconfermato io, ogni anno. Io secondo me ci vogliono 3-4 difensori, no, beh, tutta la linea difensiva. Lo so, io a volte dico, non è detto che tu cambiando, basta cambiarne due. Già metterne uno solo esperto, io penso che ne possa beneficiare anche lo stesso Diop, che ha bisogno di qualcuno che lo guidi. Oh, allora fai piana, Diop. Faccio un nome a caso, Stendardo, che pare che sia uno di quei calciatori del Matera che possa venire alla Paganese. Potrebbe già andare diversamente. L'abbiamo visto con Ingrosso, quando è arrivato Ingrosso, se ti ricordi bene, sì. Che è stato guidato dai vari Fusco, Fernandez, è riuscito a baccare. L'abbiamo visto con De Santis, che non giocava, a Pagani, è diventato calciatore perché aveva... ma sono giovani e giovani, però bisogna... cioè, per Rotta, De Santis... Per Rotta, ecco, hai fatto un altro ma nome. Meroni, c'era pure. Ho capito, ma questi due, De Santis, per Rotta, Ingrosso, ora dove stanno? In Serie B. In Serie B. Questi calciatori che ha la Paganese giovani sono... Peppe, andranno in Serie B? Io sto parlando di Diop, ho fatto il nome specifico di Diop nelle retrovie perché stiamo parlando della difesa. Metterci un centrale vicino che esperto. Lo possa anche a gestire una situazione come è quella un esterno o a destra o a sinistra non può, serve. Ma arriveranno, sto parlando di calciatori esperti, di under ormai ne abbiamo la pancia piena. No, ma anche io dico esperti lì esperti. Dietro, anche a destra esperti. Peppe, ma tu lui non pensi che se prende 5-6 giocatori prende tutti esperti? Io penso che il centro può prendere esperto il difensore. Ma allora la società deve capire se vuole fare il budget o vuole salvarsi. No, prenderà tre esperti secondo me, il difensore centrale. Mezzale e centrocampista sugli esterni andrei sugli esterni giocheranno gli altri sicuro. Vabbè, secondo me cambia ben poco avendo ancora questi esterni. Allora Peppe, ci sono alcuni messaggi. Prego. Se possiamo leggerli. Prego. Penso che abbiamo ancora un po' di tempo. A proposito di mister, anche Aniello, mitico Aniello, ci diceva sulla formazione: i giocatori devono stare di più a centrocampo e gli attaccanti calciare da fuori. Antonio Del Sorbo ci dà un'altra versione, quale difesa a 4, meglio la difesa a 10. Poi è giusto. Prima o poi secondo me il gol lo prendi lo stesso. Poi ci sono due messaggi che sono arrivati sulla nostra pagina. Ci chiedono dove sono i paganesi la domenica. Non parlo di queste domeniche in cui stiamo assistendo a partite penose, mi riferisco agli ultimi anni. Il paganese al San Paolo è più contento di essere preso in giro da altri presidenti perché almeno vede la Serie A. Di cosa parliamo? Questa squadra è quella che merita la città di Pagani. Non difendo comunque Trapani perché ha il dovere di dare dignità
a quei 200 tifosi e 100 matti che ogni trasferta sono al seguito della maglia. Poi un altro, salve a tutti, cosa ci fanno ancora questi ragazzini nella Paganese? Capisco i limiti tecnici, ma ora anche quelli comportamentali? Lo sanno che giocano per una città e la devono onorare? I genitori che scrivono sui social farebbero bene a imparare l'educazione ai propri figli e poi dare lezioni su come giudicarli dopo una partita. Via da Pagani questi bambini maleducati. Però, allora, prego. Però a Viterbo sono stati scarpe della corte che hanno, ahimè, avuto evidentemente un questi colpi di testa, diciamo. E quindi vogliamo dire che non si salva niente, né over né under. No. Questa... Vabbè, su della corte è over di anagraficamente, però. Però è... Diciamo è un over nascosto più giovane perché comunque è un 95. Dovrebbe avere già un'esperienza, no, della categoria, da non potersi permettere. No, ma nei minuti finali è inconcepibile quello che ha fatto. Qualsiasi cosa. Vabbè, però, ragazzi, cioè, la transagonistica fino a un certo punto, ma tipo beccate le giornate di squalifica per questo motivo. Il problema dei social, però, ce l'hanno anche squadre di Serie A. Sì, scrivono i padri dei giocatori. Anche squadre di Serie A fanno le sceneggiate a fine partita con calciatori esperti, quindi fa parte del gioco. Diciamo. Sì, questo sì, voglio dire, ci sta a perdere ogni tanto la testa, anche se in un momento del genere bisognerebbe sicuramente capirlo. Andiamo a vedere il trofeo Francavilla per dare il bilancio di questa fine anno, di questo giro d'andata. Vediamo anche la coppa che come sempre ci viene offerta da, la vedete ai miei piedi, da Monica Sport, negozio di articoli sportivi, non c'è bisogno di specificare dov'è a Pagani, è un'istituzione, Franchino, e quindi che ringrazio ogni anno, già il terzo anno ci mette a disposizione il trofeo da assegnare quest'anno al miglior calciatore azzurro stellato, che ho i miei dubbi nel trovarlo quest'anno, però lo troveremo, ci riusciremo in questa impresa che sarà più difficile dell'impresa di salvarsi della Paganese, però speriamo nella doppia impresa, salvezza della Paganese, e assegniamo anche qui all'ultima giornata come facciamo di solito, sperando che verrà meno a ritirarsi. Esistono i calci della Paganese, sì, che parlano, giocano, quindi esistono. Ti metti in sala stampa, glielo... Non ho capito, glielo diamo in sala stampa, glielo diamo nello spogliatoio, vabbè. E allora? Al primo posto resta Scarpa con 21 punti, escalation ovviamente di Santo Padre che ha guadagnato diversi consensi nel corso delle ultime giornate, e quindi a 20 punti, a un punto soltanto da Scarpa, è risalito anche Cesaretti dopo. Quindi bella lotta, 21, 20 e 18. E c'è anche Piana a 15. Io ho votato Santo Padre, assolutamente. Che il rapporto alla prestazioni, sì, minutaggio, sì, è il migliore della Paganese. Poi vedete, va sempre con la mano sinistra, quella di richiamo, sì, a togliere i palloni dall'angolino. Poi anche nelle uscite, voglio dire, qualcuna se la prende azzardata, però... Accoraggio, è sempre, sì, efficace, sì, accoraggio. Accoraggio. E solitamente non è facile trovare un ragazzo di 20 anni che non è abituato a giocare, che non ha mai giocato, allora, perciò non è abituato a giocare a questi livelli, uscire con così tanta padronanza. Ricordiamo che è di proprietà dell'Atalanta, anche se è il figlio del presidente del Perugia. E allora andiamo, allora vogliamo aggiungere qualcosa? Pensiero finale di fine anno, Francesco. È difficile. E anche in proiezione futura. Quest'anno ovviamente è difficile avere il pensiero di finale. No, a parte tutto, dobbiamo in primis farci gli auguri a noi che seguiamo sempre la Paganese nel bene e nel male. Gli auguri alla città, alla società, ai tifosi, a tutti, sperando che sia un 2019, non dico di gioia, perché avere tutte le gioie nella vita è difficile, però meno amaro di quello che dell'anno che ci apprestiamo a lasciare. Poi io sono convinto che la Paganese alla fine si salverà, e attendo il pronto riscatto da parte del presidente. Stefano. No, vabbè, dando auguri a tutti, naturalmente tutti i cuori azzurrostellati che ci seguono, auguri a voi, e più che altro l'ultima considerazione non la voglio fare tanto sulla Paganese, ma sullo stato del nostro calcio, che sia un 2019 in cui si approdino regole certe, uguali per tutti, in cui questo calcio anche in Serie C, insomma veramente anche con la governance finalmente di Ravina al vertice della FIGC, di Ghirelli in Serie C, segnino una svolta. Noi non sappiamo la regina quando sarà punita, se sarà, cioè queste situazioni non possono essere, perché poi
come dire, a cascata, dopo si riverberano su tutto quello che poi è l'assetto, come dire, tecnico, organizzativo di altre squadre e di altre società. E questo obiettivamente non è più tollerabile, che si torni a una normalità, perché noi abbiamo vissuto, il 2018 è stato l'apice della normalità, ma anche gli anni precedenti di normalità ne hanno portata poca. E mi auguro che il 2019 sia veramente l'anno in cui si recuperi finalmente la normalità. Regole anche più severe nei controlli dei bilanci, riforme se si devono fare, ma che siano veramente chiare e serie. Questo è quello che è il mio ultimo pensiero. Se non hanno i requisiti, questo devono scomparire. E questo anche nell'interesse della Paganese, perché poi, diciamolo, almeno attestiamo alla Paganese e al presidente Trapp di aver avuto una linea, non parliamo tecnica, ma almeno societaria, che è stata da questo punto di vista. Ed è giusto che questo l'abbiamo però diventi sempre un indirizzo, su questo l'abbiamo sempre e questo detto. Deve diventare però un indirizzo uguale per tutti. E le regole devono valere le per regole tutti. Devono valere per tutti, perché noi come critichiamo poi dobbiamo anche dire questo, e nell'interesse del calcio italiano di tutti. Assolutamente. Pino, l'augurio di un felice 2019 a tutti i tifosi della Paganese, e ci auguriamo che sia anche l'anno del riscatto da parte del presidente Trapani. Io sono convinto che dopo questi anni deludenti ci potrebbe essere un pronto riscatto, e penso che la Paganese, o per un motivo o per un altro, l'anno prossimo giocherà di nuovo in C. Danilo? No, io non voglio fare il prete della situazione, però gli auguri li faccio a chi sta soffrendo in generale. Ricordiamoci sempre che il calcio è un gioco, quindi al di là di tutto. E poi lo vorrei fare alla città di Pagani, perché 2019 è un anno molto importante, ci saranno anche le elezioni. Sicuramente si sveglierà da questo torpore che c'è negli ultimi anni, ma che non sia soltanto un risvegliarsi per le elezioni, per la tornata elettorale, ma che sia un risvegliarsi vero, perché quello che si sta vedendo con la Paganese io credo che sia la diretta conseguenza di quello che da diverso tempo si vede a livello cittadino. Sono d'accordo, Danilo. Allora, auguri ai nostri sponsor, vedete in sovrimpressione, avete visto, da Agrovo a Toys Sender, a Massimo Donofrio Finanziamenti, Givova Ortofrutta Muscò, Unicar Salerno, Macumbar, Centro Revisioni Moscarello, Istituto Cardiologico De Martino, Pizzeria La Ruota e Conad, sia nei suoi punti vendita di Pagani presso il Centro Pegaso che a Battipaglia in Via Stella, dove ricordo sempre le offerte sia di spumante che di zampone, uva, quindi tante offerte sino al 31 dicembre. Buon 2019 a tutti i tifosi della Paganese, alla società, ai calciatori, di un 2019 di riscatto, come ha detto Danilo, per Pagani e per la Paganese a partire da Rende. Noi ci auguriamo sempre che possa iniziare già da domenica il riscatto con una vittoria. Noi ci rivedremo nel 2019 il 25 di gennaio, perché il campionato ora si fermerà dopo questa gara di campionato, ci saranno 3 settimane di riposo. La Paganese il 20 gennaio riprende il campionato, ma non scende in campo per riposo, scenderà in campo il 23 a Paganese Siracusa. Noi andremo in onda il 25, commenteremo la gara Paganese Siracusa, ma ci proietteremo al derby con la US Tabbia. E di mercato, ovviamente, parleremo di mercato, sperando che arriveranno questi rinforzi. Forza Paganese, buon 2019 a tutti. Visita il nostro sito tvoggisalerno.it e clicca su TV Oggi On Demand.